Radio Stereo 5 presenta Le storie di Jimmy. Le storie di Jimmy. Bentrovati, eccoci giunti alle storie di Jimmy ed è con me Jimmy Basilotta. Ciao Jimmy, bentrovato. Ciao, buongiorno a tutti. È iniziato l'anno rodariano, nel senso che siamo arrivati a 100 anni dalla nascita di Rodari. Così abbiamo deciso insieme di dedicare proprio a Rodari le puntate delle storie di Jimmy. Quindi io direi che possiamo iniziare con oggi questa rassegna delle sue favole sempre così meravigliose. Assolutamente sì, peraltro appunto una delle caratteristiche di tutto il mondo di Gianni Rodari è proprio quello di parlare ai ragazzi, ai bambini, ma veramente a tutti, agli adulti, agli anziani. Sono storie che ti aprono, pur essendo ambientate nel contemporaneo, un immaginario meraviglioso. Hanno lo stesso potere e la stessa forza delle fiabe, quindi davvero mi sembra un bel percorso da poter inaugurare e farlo andare avanti per un po' di tempo in questa occasione dei 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari. Perfetto, allora così lasciamo spazio alla fantasia e con cosa iniziamo? Iniziamo con la storia di Alice Cascherina. Questa è la storia di Alice Cascherina, che cascava sempre dappertutto. Il nonno la cercava per portarla ai giardini. Alice, dove sei Alice? Sono qui nonno. Dove qui? Nella sveglia. Sì, aveva aperto lo sportello della sveglia per curiosare un po' ed era finita tra gli ingranaggi e le molle ed ora le toccava di saltare continuamente da un punto all'altro per non essere travolta da tutti quei meccanismi che scattavano facendo tic-tac. Un'altra volta il nonno la cercava per darle la merenda. Alice? Dove sei Alice? Sono qui nonno. Dove qui? Ma proprio qui nella bottiglia. Avevo sete e ci sono cascata dentro. Ed eccola là che nuotava affannosamente per tenersi a galla. Fortuna che l'estate prima a Sperlonga aveva imparato a nuotare a rana. Aspetta che ti ripesco, disse il nonno. E così calò una cordicina dentro la bottiglia. Alice vi si aggrappò e vi si arrampicò con destrezza. Lei era brava in ginnastica. Un'altra volta ancora Alice era scomparsa. La cercava il nonno, la cercava la nonna, la cercava una vicina che veniva sempre a leggere il giornale dal nonno per risparmiare 40 lire. Guai a noi se non la troviamo prima che tornino dal lavoro i suoi genitori, mormorava la nonna spaventata. Alice, Alice, dove sei Alice? Stavolta Alice non rispondeva. Non poteva rispondere. Nel curiosare in cucina era caduto nel cassetto delle tovaglie e dei tovaglioli e ci si era addormentata. Qualcuno aveva chiuso il cassetto senza badare a lei. Quando si svegliò, Alice si trovò al buio ma non ebbe paura. Una volta era caduta in un rubinetto e là dentro sì che faceva buio. Dovranno pur preparare la tavola per cena, pensava Alice, e allora apriranno il cassetto. Invece nessuno pensava alla cena, proprio perché non si trovava Alice. I suoi genitori erano tornati dal lavoro e sgridavano i nonni. Ecco come la tenete d'occhio! I nostri figli non cascavano dentro i rubinetti, protestavano i nonni. Ai nostri tempi cascavano soltanto dal letto e si facevano qualche bernoccolo in testa. Finalmente Alice si stancò di aspettare. Scavò tra le tovaglie, trovò il fondo del cassetto e cominciò a batterci sopra con un piede. Tum, tum, tum. Zitti tutti, disse il babbo. Sento battere da qualche parte. Tum, 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 chiamava Alice. Che abbracci, che baci quando la ritrovarono. E Alice ne approfittò subito per cascare nel taschino della giacca di papà e quando la tirarono fuori aveva fatto in tempo a impiastricciarsi tutta la faccia giocando con la penna a sfera. Che bella questa storia, veramente. Come dire, stimola la fantasia, no? Perché te la vedi mentre la racconti.
Sì, davvero, è un modo di scrivere che ti fa vedere le cose mentre leggi le parole, davvero. Infatti il bello delle favole è proprio questo, è il bello un po' di tutti i libri. Secondo me la bravura di chi scrive sta proprio in quello, no? Perché chi legge o comunque chi ascolta, come nel nostro caso, deve proprio farsi il film davanti. Che dire, Jimmy, bellissima questa idea che hai avuto e continueremo quindi per un po' a dedicare a tutti i nostri ascoltatori queste meravigliose fiabe di Rodari. Grazie per essere stato con noi e per averci raccontato la prima. A presto. Bene, a presto e alla prossima settimana. Un abbraccio a tutti. Le storie di Jimmy. Le storie di Jimmy.